La vicenda dei docenti di una scuola di Catania sanzionati ripetutamente dalla dirigente scolastica per essersi rifiutati di utilizzare il registro elettronico merita di essere raccontata, se non altro per le molteplici implicazioni che comporta. La storia inizia 3 anni fa, quando un gruppo di una mezza dozzina di insegnanti di una scuola della città sceglie di non compilare il registro elettronico e di usare solamente i documenti cartacei, registro di classe e del docente. La scuola non ci fornisce gli strumenti, dicono, e noi non intendiamo ricorrere ai nostri telefoni, al nostro tablet. Sono tutte scuse, replica la preside. Il registro è obbligatorio e lo dice anche una legge dello Stato. E così a questo punto inizia un lungo braccio di ferro fra i docenti e la dirigente, che inizia a sanzionarli prima con una censura, poi con una sospensione per qualche giorno, per arrivare infine ad una sospensione di 10 giorni. Fin da subito gli insegnanti si rivolgono ai loro legali di fiducia e la questione si sposta nelle aule dei tribunali. Ma si sa, i tempi della giustizia sono lunghi, lunghissimi, e bisogna aspettare il settembre del 2019 per avere le prime decisioni. Ne seguono altre, tutte favorevoli ai docenti. La lettura delle carte è molto istruttiva. Innanzitutto, dice il giudice del lavoro, la legge che parlava del registro elettronico stabiliva anche che lo Stato avrebbe dovuto predisporre il cosiddetto piano per la dematerializzazione, piano che però a distanza di parecchi anni non c'è ancora. E su questo il giudice è inflessibile: in mancanza del piano il registro non è obbligatorio, neppure se c'è una delibera del Collegio dei Docenti. La delibera, chiarisce il tribunale, è assolutamente ininfluente. Ma nelle sentenze ci sono anche altre osservazioni importanti. Per esempio, si dice che in ogni caso ai docenti devono essere forniti gli strumenti necessari, e cioè un tablet e una connessione. La dirigente a suo tempo aveva replicato dicendo che i docenti avrebbero potuto benissimo dotarsi di strumenti adeguati acquistandoli con la carta del docente. Il giudice però ha ritenuto questa spiegazione del tutto infondata, anche perché è evidente che ogni docente è libero di utilizzare la carta come ritiene più opportuno. Le analogie con altre situazioni sono più che evidenti. Le stesse garanzie contrattuali sul diritto alla disconnessione appaiono del tutto inutili. Il docente che non intende rispondere alle mail o ai messaggi di WhatsApp inviati dalla scuola dopo l'orario di servizio può, a buona ragione, sostenere di non avere alcun obbligo di utilizzare la propria strumentazione per comunicare con la scuola. C'è poi il problema dei docenti precari, perlomeno di quelli con contratti annuali, per i quali non è neppure prevista la carta del docente, anche se già si parla di emendamenti alla legge di bilancio, proprio per stanziare un po' di soldi a questo scopo. Per concludere poi con la questione della didattica a distanza svolta dalla propria abitazione. Si dà per scontato che l'insegnante utilizzi la propria attrezzatura e la propria connessione. Ma la sentenza del Tribunale di Catania fa capire che dovrebbe essere la scuola a fornirla. La questione è certamente complessa sotto molti aspetti, ma forse potrebbe essere risolta riconoscendo ai docenti una indennità straordinaria per compensare l'uso della strumentazione personale. Il fatto è che oramai la legge di bilancio è in dirittura di arrivo e di questa ipotesi non si sente parlare. Su questo tema vi terremo ancora informati, sia su questo canale che nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it, quindi seguiteci, scriveteci, mandateci i vostri commenti e le vostre osservazioni, noi come sempre ne daremo conto.